Vogliamo ancorare con tasselli a muro una cassaforte Viro posta all'interno di un mobile. In questo esempio si è scelto un modello di cassaforte RAM 7.4 elettronica con display, ma ciò che verrà mostrato è valido per tutti i modelli da esterno. Apriamo con un cacciaspine o con un trapano i fori pretranciati sul retro e o sulla base della cassaforte. Utilizzando la cassaforte come dima, marchiamo all'interno del mobile i punti ove dovranno essere effettuati i fori per i tasselli. Rimossa la cassaforte, foriamo il mobile ed il muro al quale esso è appoggiato. Scegliamo dei robusti tasselli antistrappo e facendoli passare attraverso il mobile inseriamoli nel muro. Prima di fissare la cassaforte, se si tratta di un modello elettronico, come nel nostro esempio, inseriamo le batterie facendo attenzione a rispettare la polarità stampata sia sul coperchietto del vanopile sia sul box porta batterie. Posizioniamo la cassaforte nel mobile ed inseriamo le viti nei tasselli, serrandole bene, aiutandoci con una chiave. Dopo aver impostato un codice personale, rimuoviamo l'etichetta gialla che impedisce l'uscita accidentale dei catenacci e chiudiamo la cassaforte. Ricordiamo che, in caso si dimentichi il codice o si lasciano scaricare completamente le batterie, nonostante i preventivi segnali acustici e visivi, la maggior parte delle casseforti elettroniche Viro è dotata di chiavi di emergenza a profilo speciale, fornite in busta sigillata, con carta di proprietà codificata necessaria per la duplicazione. Rimuovendo il tappino che si trova vicino al pomolo, è possibile inserire la chiave di emergenza ed aprire la cassaforte. Sottolineiamo anche l'importanza di fissare la cassaforte in un luogo non facilmente individuabile. Grazie per l'attenzione.